In occasione dei festeggiamenti di Santa Croce del 13 settembre, Lucca si rende accessibile a tutti. Si sono appena conclusi, infatti, i lavori per l'accessibilità nelle piazze San Martino, Antelminelli e San Giovanni, grazie al progetto di riqualificazione promosso dal Comune di Lucca in accordo con la Fondazione Banca del Monte di Lucca, all'interno del più ampio progetto Lucca diventare accessibile, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'accessibilità di tutti al centro storico. L'ultimo ad essersi concluso in questi giorni è il cantiere in piazza San Giovanni, dove è stata realizzata una più agevole rampa di accesso alla Basilica dei Santi Giovanni e Reparata. La stesura della nuova pavimentazione in asfalto natura e la stesura di circa 50 metri di loges in pietra, elementi dotati di rilievi studiati appositamente per essere percepiti sotto i piedi e visivamente contrastati, che vanno ad integrare le guide naturali già presenti, per consentire alle persone non vedenti di circolare in autonomia. Gli elementi loges sono già stati inseriti nelle altre due piazze e saranno utilizzati anche nelle altre aree interessate dagli interventi inclusi nel progetto. Dopo le celebrazioni della luminara, sarà realizzato un ultimo tratto di percorso a fianco del Duomo per il collegamento con il Museo della Cattedrale e saranno costruite le rampe di accesso al Duomo sulla facciata principale. Il progetto complessivo prevede inoltre interventi che interesseranno la zona che va da piazza Antelminelli all'area di Porta Elisa e quella da piazza del Giglio alla stazione ferroviaria di Lucca. La Fondazione è ideatrice e promotrice della Lega delle Città Storiche Accessibili, che, sorta insieme al Consorzio Europeo delle Fondazioni, che si occupano di diritti umani e disabilità, ha dato contemporaneamente origine a progetti come quello di Lucca in diverse città europee, un passo in più per rendere il centro storico accessibile e visitabile da tutti.